Cari amici di Opera Classica e di Eco Italiano, ho l'onore di essere qui con il soprano di fama internazionale, Carmen Gianna Attasio, che ringrazio caramente per aver accettato la mia intervista. Grazie a voi, sono stanchissima, si vede. Ancora non sono passata al trucco. Allora, stasera lei canterà al San Carlo per il premio Matilde Serao. Cosa appunto canterà, se si può dire, e come si sta preparando a questo evento? C'è tanta campagna ovviamente stasera al San Carlo. Canterò Visti d'arte dalla Tosca di Puccini, perché mi sembra un pezzo che aderisca bene al programma di questa sera e soprattutto come omaggio a Matilde Serao. Anch'ella ha avuto una vita di grande amore e passione e di arte in ciò che ha fatto, nella letteratura, ha fondato Il Mattino, una grande letterata, una femminista. Dobbiamo ringraziare personaggi come lei se oggi noi donne abbiamo ciò che abbiamo. Lei però al San Carlo non è la prima volta che canta, grande successo nel 2012 con La Traviata di Verdi, la regia di Ferzan Özpetek. Si ricorda quei momenti del debutto, poi da campana, insomma, cantare al San Carlo, cosa ricorda di quel debutto? Beh, che era molto desiderato, molto, molto atteso, perché è avvenuto non agli inizi della mia carriera, ma se vogliamo proprio all'apice. E quindi era molto desiderato da quando ero ragazzina, perché ricordo che con un mio amico col quale studiavamo canto ci eravamo seduti un giorno qui in galleria, ai gradini che danno proprio sulla facciata del San Carlo, e ci eravamo comprati un panino e mangiavamo questo panino nella carta sui gradini qui, guardavamo il San Carlo e io chiesi: Giuseppe, ma che dici, ma secondo te un giorno canteremo mai qui al San Carlo? E lui mi rispose: figurati. E poi questo sogno, sì. Proprio con un'opera, diciamo, tra le più famose di Giuseppe Verdi, sì, che le ha portato tanto successo e tanti apprezzamenti. Poi la regia era meravigliosa, anche sì, i suoi abiti erano bello, veramente, sì. Una delle Traviate più belle che abbia fatto, sì. Lei si è diplomata al Conservatorio Cimarosa di Avellino, con cui ancora oggi mantiene degli splendidi rapporti. Cosa ricorda appunto di quel conservatorio e del periodo di studi? Che ho avuto un'ottima preparazione, che ogni maestro sia di canto che delle materie complementari ha saputo formarmi, ha saputo darmi delle informazioni che hanno fatto parte del mio bagaglio musicale e che tuttora uso. Lei che repertorio predilige? Ma io dico sempre, amo l'opera del momento nel quale mi esibisco, quindi ho fatto un percorso che mi ha portato a toccare vari autori, molto il bel canto, Donizetti, Bellini, Rossini, e adesso nella maturità ovviamente sto passando ad un altro tipo di repertorio, e quindi più Verdi e più verismo, Puccini, Mefistofele di Boito, che ho appena debuttato un mese fa in Germania, Munich. Quindi penso che la seconda fase della mia carriera sarà più incentrata su questo tipo di opere. Ci sono debutti importanti come la Giovanna d'Arco di Verdi, Ballo in maschera, Tosca per l'appunto, di nuovo il Mefistofele, ma ci sono anche delle incursioni che voglio continuare a fare del mio repertorio. La Norma di Bellini e Ermione, che farò proprio qui al San Carlo il prossimo anno. Che emozioni le suscita il canto e la musica in generale? Ma il canto e la musica, io dico sempre che la musica fra le arti è quella più istantanea a suscitare emozioni, perché un quadro, una statua bisognano magari di un momento più di concentrazione o di cura nel dettaglio, mentre anche se sei distratto la musica ti colpisce subito, la senti proprio fisicamente, ti pervade fisicamente. Poi a seconda del mood che ognuno di noi ha può provocare effetti diversi, e anche ha una funzione anche catartica la musica, per chi l'ascolta, per chi la fa, e ovviamente per chi la fa ti riempie anche di adrenalina, perché sai che devi dare qualcosa a quelli che ti ascoltano, quindi hai anche
quell'altro tipo di emozione. Un soprano può avere dei personaggi preferiti oppure no? Certo che può avere dei personaggi preferiti. Io dico sempre, come dicevo prima, che amo il personaggio che faccio in quel momento. Uh-huh. Poi ci sono alcuni personaggi che non mi piacciono e che magari ho fatto una volta nella vita e ho detto non lo voglio più rifare perché non mi appartengono per vocalità o per indole, quindi magari li si abbandona. Il 28 febbraio 2017 è stata insignita dell'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine della Stella della Repubblica Italiana. Cosa ricorda di questo momento importante della sua carriera? Che è stato un giorno fra i più importanti della mia vita, perché non capita tutti i giorni di ricevere una telefonata, ecco, dal Ministero ed essere insignita in questa onorificenza, per cui sono veramente molto, molto contenta, molto orgogliosa per me, per la mia famiglia, perché quindi sì, sono stata molto orgogliosa, è stata una bella festa. Un bel momento. Sì. Che cos'è per lei la musica, istintivamente? Ma io posso dire che è parte della mia vita, perché mi accompagna quotidianamente, quindi fa parte proprio della mia vita, ecco, è la mia professione, è quello che mi permette di condurre la vita che faccio, è la mia fonte di guadagno, è il mio lavoro, è la mia realizzazione, quindi è un lavoro e poi c'è la parte anche del piacere, che è un privilegio, perché comunque poter fruire della musica, ecco, come lei è venuta poc'anzi alla prova, quando ti capita con dei pezzi come per esempio il Requiem di Verdi e ti trovi inondata e nel centro del suono di una composizione come il Requiem di Verdi, lì veramente mi sento una privilegiata. Ad avere una fruizione della musica così, che non è più parte del lavoro ma che è parte di qualcosa di interiore. Uh-huh. Perché io dico sempre che forse fra le arti la musica è quella che per me personalmente più si avvicina alla divinità, a Dio, perché è qualcosa che noi percepiamo ma che non possiamo vedere, che non possiamo toccare. Dentro di noi, tattile, spirituale. Sì, non è tattile, è spirituale e non possiamo neanche vederla, però sappiamo che c'è. La percepiamo, quindi per me è veramente l'arte più vicina a Dio. Ci sono eventi futuri in cui sarà protagonista, che appunto può dirci ovviamente? Sì, c'è il mio debutto alla San Francisco Opera in Tosca a settembre-ottobre. Poi ci sarà Maria Stuarda a Champs-Élysées a Parigi, poi Norma a Munich, Ballo in Maschera a Hamburg, Tosca a Berlino, Giovanna d'Arco a Madrid con Domingo, c'è Mefistofele ad Amsterdam, poi ritornerò qui a San Carlo con Ermione. C'è un bel po' di cose che non riesco a ricordarmi tutto a memoria. Le posso chiedere un saluto in italiano per il mio programma Opera Classica e magari spagnolo per gli amici di Eco Italiano? Certo, un saluto a tutti voi, grazie per avermi ascoltato e guardato, vi auguro tutto il meglio e lo mismo por todos los hispanicos de Argentina, donde fue, me parece, hace 4 años, en el Colón de Buenos Aires, o 5, no me acuerdo, en el Colón de Buenos Aires tengo maravillosos recuerdos. Tengo maravillosos recuerdos de la ciudad, del teatro, de la gente que está muy cerca de los italianos. Claro, en Argentina todos son italianos y espero llegar nuevamente en Argentina y cantar todavía una vez al Colón, y les deseo todo lo mejor, todo el amor, la pasión por la música y en la vida también. Chao. Gracias.
buona musica.